Bentornati al Museo del Castello, del Collegio dei Capitani e delle Contrade. Stasera abbiamo ospite Alberto Romanò, 9 anni di capitano a Sant'Ambrogio, 4 di Gran Maestro, un personaggio quindi di palio, e siamo vicini al suo abito. Alberto, qualche caratteristica di questo abito? Ma la caratteristica che mi viene chiaramente più spontanea e perché vivendo ancora oggi tutti i meccanismi e tutti i passaggi delle contrade, ma soprattutto ormai anche di quello che è per un abito la commissione costumi, di tutto quello che bisogna fare, e io penso che questo è uno degli abiti, perché chiaramente sono tanti che sono stati fatti in quell'epoca, in cui era sotto un'altra, come si può dire, un'altra immagine di controllo. Non c'era una commissione costumi, ma bensì Legnano, la maggior parte delle contrade, si fidava, secondo me un grande personaggio, che era l'architetto Marco Turri, il quale oltre al suo lavoro aveva questa passione che derivava anche lui dal padre e faceva questi disegni che potevano essere riportati sui vari costumi. Mentre oggi i disegni vediamo che sono tutti ripresi magari da sculture, da chiese, da pavimenti, da colonnati, da qualcosa, lì invece era proprio un'interpretazione sua del personaggio, il quale creava questo tipo di disegno, e poi qualora uno doveva fare l'abito vedeva se gli piaceva, se non gli piaceva, come voleva farlo. Ecco, io mi sono trovato chiaramente in questa situazione, perché l'abito che risale al mio primo anno di capitanato, che era il 1993, e andai appunto da Turri per chiedergli cosa potevo fare per poter fare un abito da capitano. Lui mi ha sottoposto non tanto l'abito ma quanto il disegno, e poi però sulla strada del disegno ci sono state tutte le varie particolarità per poter produrre un abito del genere, perché partendo dal tessuto, mi ricordo, mi ha spiegato, questo è un tessuto in seta che proprio è stato riprodotto da un pezzo di seta che è conservato in un museo, chiaramente per i costumi di quel tempo. Da questo pezzo di seta è stato proprio riprodotto la pezza, diciamo, per poter fare il vestito. E il ricamo è un ricamo, secondo mio avviso, molto pregiato. Perché? Perché è stato fatto proprio tutto a mano, e non c'è un pezzo chiaramente fatto con una macchina o cose del genere, è un ricamo fatto a mano. E anche qui la mia fortuna è stata che avevo conosciuto, tramite sempre il discorso della contrada, due signore che proprio avevano come hobby il ricamo. Queste due signore sono le sorelle Lombardi, e il quale, dopo avergli spiegato tutto, hanno preso a cuore di portare avanti tutto questo ricamo e questo vestito. E mi ricordo come particolare che era una tela unica, perché il ricamo è partito dall'inizio e veniva ribaltato sempre in modo uguale, e dopodiché l'abito viene piegato in due metà, veniva ricavata la parte centrale dove c'è il collo per infilare chiaramente la parte della testa del vestito, e infatti se vede il costume è speculare, davanti e dietro si ribalta al contrario. Questo sono quelle poche cose che ricordo chiaramente, che so quando hanno fatto questo abito e di questa particolarità. No, sono tante le cose che io continuo a ribadire, Alberto, che bisogna venire qui in questa sede museale per ammirare questi abiti, perché in sfilata sfuggono questi particolari. Se vedete questo abito da vicino rimanete davvero incantati, in sfilata è ovvio che certi particolari, a una certa distanza, soprattutto magari a cavallo o anche al campo, però si vede la distanza tra le tribune e il centrocampo, dove noi chiaramente ci schieriamo per fare la parte più bella, più sentita, che sarebbe gli onori al carroccio. Cioè, uno fa fatica chiaramente a vedere queste particolarità. E in effetti avere un museo dove poter mettere i nostri costumi, soprattutto magari quelli anche belli che la contrada, non che non usa più, però la contrada oramai è anche una grande fonte, un grande riserva di tanti abiti, perché i capitani passano come capitani, come castellane, come altri costumi che ogni anno le contrade fanno, e per cui è un grande patrimonio.
quelli che magari quell'anno non sfilano, non vengono usati, secondo me è una cosa bellissima poterli mettere in un museo dove le persone possono ammirare e vedere veramente i nostri abiti. Questo chiaramente, io ho parlato del mio abito, ma io so che tutti gli abiti di qualsiasi contrada sono stati fatti con una certa particolarità, con una certa ricerca e tutto quanto, per cui penso che sia veramente una cosa bella anche per un turista che viene da fuori poter entrare in un museo e ammirare questi abiti da vicino in questo modo. Ecco, consideriamo che Alberto Romanò, da Gran Maestro, è stato proprio il chi voleva, insomma, un museo qui al castello, qui al collegio. Sei stato davvero un progenitore in questo senso. E allora, io mi ricordo in questi anni dove ho fatto Gran Maestro, uno dei miei obiettivi, che risale proprio al mio programma, era quello di avere e creare all'interno del castello una mostra di costumi permanente. E logicamente noi avevamo quelle bellissime sale sopra dove era stata allestita come pinacoteca, erano state fatte delle strutture apposite per poter esporre quadri o quant'altro, che però non venivano riempite tutto l'anno, per cui solo qualche mese dell'anno, quando c'erano delle mostre particolari. E io già da lì avevo cominciato un po' a lottare per poter portare una mostra di costumi all'interno del castello. E infatti sono riuscito a fare questo, abbiamo avuto la fortuna di usufruire di 5 o 6 sale, una cosa bellissima. E poi, parlando con l'allora sindaco, che Maurizio Cozzi, avevo spinto: ma perché, visto che stai ristrutturando il castello, non ci dai un'ala per noi, per il collegio, dove fare una piccola mostra, fare qualcosa? Insomma, insisti, col passare degli anni siamo riusciti a ottenere questa bellissima nicchia nel sottoterra, diciamo nella parte interrata di questo castello, dove è stata adibita proprio una mostra permanente. È chiaro che la cosa più bella sarebbe averne una grande 3 volte, tanto, però... Cominciamo con questa perché è molto bella. Alberto Romanò, imprenditore, grande sportivo, ma anche appartenente a una famiglia. Quando parliamo di Palio parliamo di tante famiglie importanti, e la tua, Alberto, ha dato tantissimo al Palio. Tu, tuo padre, tua madre, tuo fratello... Sì, quello è stato forse una delle fortune che magari fa capire perché una persona già da giovane, da bambino, si avvicina un po' al Palio e comincia a entrare in una contrada, comincia a frequentare la contrada. Io ho avuto la fortuna di sfilare nel primo anno, nel 1967, e dove l'anno successivo, nel 68, mio papà ha cominciato a fare il capitano della contrada di Sant'Ambrogio. Allora è chiaro che l'approccio verso la contrada veniva quasi automatico, no? un bambino, un ragazzino, dove gli piaceva, chiaramente la cosa principale erano i cavalli, perché poi ho avuto la fortuna da bambino di sfilare col pony, che oramai questo è un ricordo che non si può più attuare. Però a quel tempo si poteva sfilare proprio col pony, per cui uno aspettava proprio il giorno del Palio per vivere questa giornata, questa festa. Abbinato a mio padre, chiaramente mia madre dava una mano nella contrada, perché si sa, soprattutto in quegli anni, le contrade erano frequentate da famiglie dove cercavano di portare avanti il più possibile. La contrada apriva il mese di febbraio, aprivano le finestre, le porte, cominciavano a far prendere aria, come si suol dire, e lì partivano i mesi del Palio. Non ha nessun rapporto e nessuna attinenza con quello di oggi. La contrada oggi vive tutto l'anno, un altro rapporto, più gente, più persone, più giovani, cioè è una cosa completamente diversa. Diciamo che lì era un po' gli anni dove era una conduzione proprio familiare. E da lì, chiaro, è cominciata un po' la mia passione per il Palio, vedendo tante cose. Ho svolto diverse mansioni all'interno della contrada, mansioni chiaramente in sfilata, perché uno... Lui è discreto, ma anche sulla corsa vi assicuro che l'intervento di Alberto è stato fondamentale, anzitutto per le vittorie alla Provaccia, dico bene, hai un record straordinario. Non so, quegli anni lì, se quando uno non pensa di voler vincere qualcosa è quando vince, quando uno vorrebbe vincere il Palio quando non lo vince. Purtroppo in quegli anni mi è capitato così, cioè
Sotto un certo punto di vista potrei lamentarmi perché dico non ho vinto un palio dopo. Hai preparato le vittorie degli altri. Però devo dire che è un bel ricordo, la contrada è un bel ricordo dei miei anni quando ho fatto il capitano, e devo dire che mi sono sempre divertito. Mi sono sempre divertito con gli amici, colleghi, altri capitani, ma soprattutto perché la fortuna di vincere una provaccia era un po' scaldare gli animi il giorno prima del palio, per cui noi arrivavamo sempre al palio pronti, carichi. Poi la fortuna chiaramente non era un po' diversa di oggi, c'erano molte più inconvenienti, ma soprattutto c'erano delle situazioni che non era come oggi, quando su una pista così bella, preparate tutto. Lì c'era anche l'incognita che uno era davanti e cadeva, e scivolava perché pioveva, e c'erano tante le cose che purtroppo... Nella provaccia non c'erano, nella provaccia questi inconvenienti non c'erano. Non pensavi a questi inconvenienti, pensa che posso dire di aver vinto la provaccia con 7 fattini diversi, cioè non è che era tieni sempre quel fantino, tieni quel cavallo, 7 cavalli diversi, 7 fantini diversi, e tante volte... Diciamo proprio la storia è che quasi su 7, se ben mi ricordo, meno 5 cavalli sono andati a correre al paglio, per cui è stato proprio quello che si è iniziato a dire in quegli anni: la provaccia cosa serve? Un banco prova per testare cavalli e fantini per portarli al paglio. Diciamo che io ho sfruttato molto il banco prova, perché dopo i cavalli sono andati tutti a correre al paglio e magari hanno vinto anche per l'altro contrario. Logicamente, hanno vinto. Però vabbè, l'importante è essere sempre soddisfatti di quello che uno ha fatto e di quello che ha portato avanti. La vittoria è vero, sì, per un capitano è una cosa che ci tiene. Io non è che lo dico come contropartita, però per me la vittoria in quegli anni era stata quella di acquistare un maniero della contrada. E nel quell'anno, proprio nel 93, anzi nel 92, ho cominciato la trattativa. E poi io sono subentrato nel 93 come capitano, e da lì abbiamo fatto chiaramente tutti i passaggi comprando veramente un maniero di contrada. E in quegli anni avere un maniero di contrada era tanta roba, cioè era veramente una cosa, perché paragonata alle altre 8 magari non tutte avevano un maniero della contrada, e noi ci sentivamo già abbastanza. E adesso ulteriore passo. Adesso ulteriore passo, perché quello che allora sembrava un maniero enorme, perché noi venivamo dalla via Giulini, dove avevamo 2 locali, e andare in maniera del genere, dove avevamo 3 piani, 2 piani ancora di cantina sotto, questo e quell'altro, ci sembrava già un maniero enorme. Oggi invivibile. Veramente io sono stato anche qua uno dei promotori sotto l'aspetto di insistenza, per vedere proprio di combinare e trovare un nuovo maniero, perché secondo me il futuro di una contrada è proprio quello di avere uno spazio giusto, un bel maniero dove la gente può entrare, può frequentare, può trovarsi bene. E se non è un maniero, purtroppo, dove hai un salone che riesce a mettere a sedere dalle 150-200 persone, secondo me oggi è un po' penalizzata la contrada. La forza è proprio avere questi spazi. Ci state arrivando. Anche questo a piccoli passi, non mi pronuncio, perché chiaramente aspetta di più a quello che chiaramente la reggenza che c'è oggi nella mia contrada, a dover magari esporre i particolari, questo facendo tutto, però dico a piccoli passi ci siamo arrivati. E per cui il futuro è proprio il nuovo maniero, ecco. Tante volte vale di più un maniero che una vittoria, ecco, secondo me. Okay. Te la porti a casa questo punticino. Benissimo, allora ricordatevi l'abito di Alberto Romanò, preparato dall'architetto Marco Turri, confezionato da donne di contrada, non di Santa. Un piccolo particolare, perché lo diciamo. Il palio è bello perché ci si deve dare una mano tra tutti, e io ho avuto la fortuna di avere queste due signore, perché erano due sorelle, come ho detto, le sorelle Lombardi, che erano di un'altra contrada, posso dire, la contrada di San Martino, e però loro hanno preso a cuore il fatto di lavorare, di farmi l'abito, tutto quanto. Non c'era niente di male, secondo me, su una cosa del genere, anzi devo ancora dire grazie, perché fare tutti quei punti lì a mano, uno dietro l'altro, penso che non sia stata una cosa così facile. E infatti ne testimonia il ricordo, perché dal 93 a oggi
qualche anno è passato. Se il vestito ancora è in auge rispetto anche a tanti altri vestiti, vuol dire che qualcosa di veramente particolare è stato fatto. Bellissimo. Grazie Alberto, grazie alla regia di JJ e alla prossima. È tutto. Grazie.